unico e inimitabile MacBook Air, il prodotto che ha rivoluzionato il mondo dei portatili ultrasottili e che ha fatto di del portatile Apple ultrasottile una nuova icona anche di design. Come i suoi cugini MacBook Pro, anche MacBook Air è un portatile costruito interamente in alluminio con tecnologia unibody, quindi scavata dallo stesso pezzo di alluminio. È presente in due versioni, che sono versioni da 11 e 13 pollici. In questo momento vi stiamo mostrando la versione di 13 pollici. È un portatile ultrasottile che, per garantire il ridotto peso e il ridotto ingombro, monta solo una serie di porte che Apple ha progettato e ben selezionato. Al suo interno non si trova nessun tipo di super drive, quindi di lettore di dischi o di DVD, piuttosto che di CD di software, proprio perché per mantenerne lo spessore non ci sarebbe stato, ma per permettere anche ad Apple e ai suoi ingegneri di progettare un device che potesse essere utilizzato anche su tutte le altre macchine, quindi un lettore di DVD in alluminio esterno. MacBook Air, come vedete, è sempre molto fine, monta una serie di porte sulla parte destra e sinistra, un lettore di SD card, dalla quale io posso anche fare, se ad alta capacità, l'avvio della macchina col sistema operativo, una porta USB 2 e la nuova Thunderbolt, quindi la porta che mi permette di lavorare con grafica e video in cascata ad altissima prestazione. Sulla parte sinistra del mio MacBook Air abbiamo la porta per l'alimentazione MagSafe con connettore magnetico, un'altra porta USB 2 e l'uscita per le cuffie. Il microfono in questo portatile è integrato ed è rappresentato da questi piccoli pallini di fianco alla vostra porta, alla porta d'uscita A. All'interno, aperto questo MacBook Air, abbiamo sempre una tastiera retroilluminata, un paio di casse integrate sotto lo schermo che non sono visibili, il trackpad multigesto in fibra di vetro e gli schermi da 11 o 13 pollici a seconda della versione. Il 13 pollici ha un ingombro di portatile medio, quindi, mentre l'11 garantisce un'estrema portabilità ed è grosso più o meno come un libro. Tutte queste macchine hanno prestazioni portentose, nel senso che dall'avvio della macchina all'avvio della prima applicazione passano circa 40 secondi, montano un SSD proprietaria e quindi un disco ad alta capacità, non un disco ma una memoria ad alta capacità estremamente veloce e estremamente stabile. La linea MacBook Air, come tutte le macchine Apple, monta il nuovo sistema operativo Lion OS X 10.7, in questo momento ha la versione aggiornata 10.7.2. Come recitato dal sito, Lion è di serie, che è un sistema 64 bit nativo che mi permette di utilizzare tutte le risorse e di distribuirle all'interno dei processi applicativi con una serie di funzionalità legate al sistema stesso. All'interno della suite di Apple e quindi delle applicazioni preinstallate disponibili su tutte le macchine c'è la suite iLife, che è rappresentata da queste icone al centro del dock, e quindi hai foto, hai movie, GarageBand, iTunes e hai web, quindi una suite completa per la creazione di contenuti, la gestione di contenuti, audio, video, fotografici, la musica e le sincronie con i miei device, iPod, iPad e iPhone.